Bilancio positivo, anche se molte cose sono cambiate. Io mancavo ovviamente dal biennio del Covid, più l'anno scorso perché mancava perché avevo il Covid, però ho visto consumatori molto più responsabili. Ci sono ancora le esagerazioni, ci sono ancora i momenti di tensione, però oggi il Vin Italy si sta proiettando verso il futuro. Verso il futuro significa avere vini più raffinati, più eleganti ancora, anche meno alcol, anche prodotti senza alcol. C'è una idea di consumo responsabile che sta andando avanti sempre di più e si sta anche sviluppando il concetto che il vino può essere anche un ingrediente per tanti cocktail, il mondo dello spritz che si sta sviluppando, il mondo degli alcolici che sta andando sempre di più verso gli alcolici artigianali, quindi c'è spazio per le grappe, c'è spazio per i brand italiani, c'è spazio per i gin italiani fatti artigianalmente e questo permetterà di avere un'immagine dell'Italia e una qualità dell'Italia ancora più elevata. Vin Italy è la vetrina del mondo e dovrà esserlo sempre di più, non soltanto per i prodotti che noi beviamo, ma anche per i prodotti che noi mangiamo, perché l'abbinamento cibo-vino è un'icona che noi dobbiamo perseguire e portare avanti in tutto il mondo come la bandiera della moda italiana.